Ehi, la ciurma, io sono Matteo Tessera e riprendiamo da dove ci siamo lasciati la scorsa volta con Expeditions Rome. Allora, io non so se andare effettivamente a tentare un quick shot qua. C'è un terzo 30% in meno di farcela, però. Ok. Molto, 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 molto bene. Darei quasi un interrupt a questo punto, piuttosto che andare a fare altre cavolate. Molto brava, molto brava. Anche perché potrei andare a fare così. E lui potrebbe. Non lo so. Allora, vediamo un attimo. Intanto andiamo con questi due qua. Avrei dovuto mettermi là di lato, forse, girarli, fare qualcosa che ci potessero stare. Tutti e due. Sono lo secca, ma. Ok. Bloodthirsty cos'è che gli dà già? Più 10% di danno per stack. Però visto che sono pieno di focus, farei prima questo. E poi farei. One. Ok, devo ricordarmi del. Discorso del. Ah, posso anche kill. No, ma non voglio che scappi quell'altro. Lasciamo così. Allora. Finirò se là dietro che è molto tranquillo e sereno. E lo lascerei là molto tranquillo e sereno. Beh, possiamo andare a tirare giù l'incapacitated target, giusto per essere sicuri. E lo rimanderei proprio qua. Mentre il ciglio di Akali da mettere un interrupt in gran sparzo. E con lui farei. Così hunker down. Va bene. Ah, non è andato quello con. Non è andato quello con la, lo scudo. Ma questo c'ha un botto di armatura, tra l'altro. Cioè, no, di vita. Non mi ricordo se lei con questa toglie. No, non fa dello shred di armatura. Questo neanche.
10-13, allora io andrei con questo. Va bene, muore dissanguato al prossimo turno. Questo lato qua invece. Ah, devo seccarlo con questo. Questo costa 3 focus. Poi mi ritorna, ma... Ah, vai qua. Tu vai qua. Molto bene. Lui ha tra l'altro il Bloodthirsty che ha due tacche. Questo lo può seccare? Penso di sì, con un 1-2. E se lo fosse per questo... Yes, 30% di danno in più. Quindi posso... Ah, io farei... Ah no, lui non ha più azioni, effettivamente. Ma questa costa l'azione? No. Ah, niente, mi ha beccato lo stesso. Non lo secco, ma... E comunque... Siamo comunque in una ottima situazione, direi. Allora, lui è... troppo lontano per curare l'altro. Resterei qua in zona. Ma potrei mettere Cursed agli avversari. Non male, allora facciamo che avanzo qua. E che non va a colpire molti avversari, effettivamente. No, restiamo qua allora. Sì. Ma avete il vantaggio, mica tanto. È andato di sanguinamento. Allora adesso farei che questo è KO, no? Così c'ho un Bloodthirsty in più. Molto bene. Così guarda chi è che prende l'altro Bloodthirsty. Oh, farei avanzare lui però prima. Per vedere fino a dove riesco ad arrivare. La benda, ma non la sfrutterei in questo momento. Allora, qua sono un po' tutti bloccati.
Pizzico quello che ci sta e gli altri due qua li terrei. Stai così e tu. Poi un taunt su quello. No, la... sì, no, appunto, l'ho fatto taunt. Dire? Ah, sì, non si può fare delle cose, ma in questo momento... Beh, corre fin qua, sì, lo stai. No, è tornato. Ah, è una buona. Non vedete che mi cambi la camera così poi gli pare a lui, porca pupazza. Ah, c'è del veleno, allora. Oh, il tizio poi è crepato. Ah, ok. Giusto solo per farmi un po' di danno inutile. Perhaps I need someone to help me here. Sì, tieni. Right. You're going to live. E qua vediamo se riusciamo a fare qualcosa di potente. 9-12, 9-14. No, è più. Non è andato, porca pupazza. Ah, sono rimasti i tizi di là. Che allora. C'è un omino qua che vuole prendere solo delle pizze in faccia. Ah, ah no, dei nero, ancora azione. E sul taunt su quello allora. Aia. By the ancestors, are you all right? Help me, brothers. Mi sa che tanto il tizio qua è andato. Yeps, vinta! Questa era fattibile se non altro, so perché l'altra volta ci è capitato quella roba senza senso. Con tutti di livello super alto. Sono morti tutti sullo stesso punto. No, quello l'abbiamo già preso. Altri non ce l'erano. No. Possiamo andarcene.
Penso che abbiamo dovuto perdere praticamente un episodio per un agguato così a caso. Nel nulla, ma sono cose che capitano. Mi mangio uno stecchino. Ah, noi stavamo andando qua su. Vedere dove cavolo è questo posto. Ah. Effettivamente questo è vuoto. Come dicevano. Mi vediamo se la pacificazione di questo è un po' più. C'è un gatto. Questo potrebbe tornare utile per i topi. Nel cibo. Ma riadatto lo stomaco, no? No, non si può scendere di qua. Wow, allora no. No, dobbiamo andare a parlare con il tizio adesso, perché Antipiririgus si è liberato. Non dovremmo avere delle battaglie, allora dico, questo da fare. Ma dobbiamo vedere qual è la missione di pacificazione di questa, vedere se è un pochettino più decente e fattibile dell'altra. Se così fosse, effettivamente magari riusciamo a guadagnare dei punti esperienza e far livellare i nostri companion, sono stupidi, vero? Perché non è per niente facile la situazione alla fine. Sono già 18 minuti. Vediamo un po'. Allora, intanto magari il mercato avrà replenish, no? No. Vedete che ritorno dei soldi? Io ho bisogno di soldi. No, devo andare a parlare col primo Spirus che è qua. Need something? A man simply called the Widower is gathering troops. Apparently, he says he will end the tyranny of the cruel Romans. People seem to be Ok, happy c'è to un his tizio, un side. creatore di vedove. Il vedovatore, non so come si potrebbe tradurre in italiano. Dobbiamo He is occuparcene. protected by an elite guard at all times, but I do believe once. Our way, Legate. Ok, quindi dobbiamo andare a seccare questo Widower. Our healers have No, requested some new Google, non stavo supplies and parlando. equipment. I believe Assolutamente. we have the needed resources. Allora. Party management. Abbiamo delle robe simpatiche. Ok, ma. Io volevo vedere che. Non mi ricordo. Allora, questo voglio. Sì. Pacification Widower. Ottimo, è proprio lui. È proprio lui. No, aspetta. Una cosa prima che mi dimentichi. Facciamo un replenish del nostro. Ma abbiamo 12k, dai, non siamo messi così male. Pensavo molto peggio. Dobbiamo.
Replenish, vediamo quanto ce ne restano poi. Vabbè dai. 11k ce ne restano, sì. Qua abbiamo della gente di livello 10, ma... Wow, questa ha 3 volte la specializzazione in artillery. Quindi adesso non sono più misti, sono... cioè possono avere 2 o più volte la stessa roba. Oh, che paura. Della gente interessante? No. No, che non c'è, perché... Non ho tutta questa voglia di buttare via quelle persone che ho faticato così tanto a creare, solo perché sono livello 7. Dovrebbe esserci un modo per farli livellare. Sì, le pacification quest, però restano sempre indietro, perché nelle missioni principali uso sempre i tizi principali. Allora, la pacification quest è qua. E direi che per sicurezza facciamo che salvare. Qui, su questo. E poi ci andremo la mano nel prossimo episodio, perché detto questo io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, lasciare un commento qua sotto per farvi sapere cosa ne avete pensato di questo episodio nello specifico. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!